qualunque siete. La banda dell'Alta Valle del Potenza fa da colonna sonora al giorno della rinascita di Pioraco, piccolo comune maceratese gravemente lesionato dai terremoti del 2016. Tra gli edifici crollati, la cartiera di Fabriano, seconda sede produttiva del gruppo Fedrigoni. La ricostruzione è avvenuta in 9 mesi, con un investimento di tanti milioni di euro, si parla di circa 30, la struttura del tetto ora è stata ricostruita con circa 2600 metri quadri di legno e acciaio. Mentre le fondamenta poggiano su circa 400 pali di cemento che arrivano sotto il letto del fiume. È un giorno importantissimo per noi perché dopo un anno dal terremoto, quasi un anno dal terremoto, siamo felici, felicissimi di aver rimesso in piedi questa struttura che è un punto miliare per la nostra azienda, sempre stato, grazie alla gente che ci ha aiutato moltissimo nel passato e nel presente ci aiuterà ancora, soprattutto i lavoratori di questo piccolo paese che però è grande nel lavoro. Lo stabilimento di Pioraco, ora modello all'avanguardia tecnologica, sforna 50.000 tonnellate l'anno di carta destinata per il 90% all'export, dando lavoro a 150 persone, quasi tutte di Pioraco e dintorni. Sì, senz'altro. L'anno scorso non avremmo mai immaginato che in anticipo, diciamo, sul compimento dell'anno ci saremmo trovati a festeggiare questa bellissima ripresa. Abbiamo avuto numerosi danni, a parte la cartiera che è stato il danno principale, ma abbiamo avuto anche danni alla casa di riposo, numerose abitazioni. Però ecco, i sopralluoghi sono stati compiuti tutti abbastanza rapidamente. Non abbiamo avuto persone dislocate sulla costa, quindi si sono sistemati tutti nelle immediate vicinanze. Direi che ecco, piano piano stiamo venendo fuori.